Mi dice una cosa di Giovanni allenatore? Giovanni allenatore ha avuto la passione fin da bambino, fin da quando aveva 13 anni lo chiamavano a fare l'aiuto maestro di tennis, poi dopo andava a tenere, faceva istruttore nei corsi di mini volley, ha cominciato proprio prestissimo, è una passione che ha avuto, si vede fin dall'inizio. Quando lei siccome lei è allenatore, una famiglia di allenatori, quando è che ha capito che poteva diventare qualcuno, diciamo, nella pallavolo? Da quando presi in mano lo Spezzano, giovanissimo, 22 anni, e ha dimostrato di saper tenere insieme delle ragazze anche più attempate di lui, di saperle tenere insieme, di saperle guidare, quindi ha dimostrato già una buona personalità e da lì ho capito che potevo fare strada. È vero che lei quando è fuori lo chiama, gli dà qualche consiglio per telefono? No, qualche consiglio, gli posso dire al massimo, io l'ho vista così, poi fai tu perché tu sei l'allenatore, tu sai come sono le tue ragazze, le conosci tu, ma se mi chiede magari qualche volta come la vedi tu, cosa pensi, cosa non pensi, dico il mio parere, però è sempre lui che sceglie, non sono io e non vorrei neanche essere io a dirgli cosa deve fare. Ha un bel record la mamma, due vittorie viste in Champions League su due. Prima il marito e poi il figlio. Bravo. E dico sempre, credevo di stare male per il marito, ma come per il figlio? È una cosa veramente che sì, uno non può capire se non guarda una partita del figlio. Ecco. Mi dice com'è invece Giovanni, uomo, ragazzo? Beh, quando ha deciso di non studiare, non ha più fatto arrabbiare perché ha fatto quello che voleva lui, l'ha fatto bene, con voglia, con volontà, con tutto. Ecco, tolto lo studio che abbiamo faticato a fargli fare dei compiti, fargli studiare la lezione, come forse 9 maschietti su 10, ecco. Ma diversamente, meglio di così non poteva essere, ecco, grazie al cielo. Anche perché comunque come allenatore ha avuto ottimi risultati. Infatti, era il suo lavoro e vedo come lo fa, ecco, non è che quando doveva studiare, mettersi seduto su una seggiola per fare il compito, studiare, era tutta un'altra cosa. E invece fa delle cose che diciamo, poi magari quando si vuole fare quello che proprio si sente di fare, ecco.